Voga 2016, superstizioni, ci credi oppure? Beh, nel mio caso direi decisamente oppure. Io sono uno che passa sotto le scale apposta, che si ferma e lascia attraversare la strada al gatto nero, io giro 3 volte a sinistra. Sì, di queste cose ne ho parlato in un vlog in cui ho parlato di superstizioni, ve lo lascio linkato sulla scheda. Al di là di questo, in generale, diciamo che questa cosa delle superstizioni mi fa sorridere. Io, per esempio, ascolto ogni tanto l'oroscopo proprio per ridere, per sentire certe cose che passano, che così mi fanno sorridere, ma dopodiché non lascio che la mia vita sia completamente regolata dal fai questo, non fare quello, usa quello, devi avere un portafortuna. Non... Beh, è una cosa che mi fa sorridere, fine della discussione. Non sono lì che mi strappo i capelli con una pinzetta se un gatto nero mi attraversa la strada, anzi, proprio veramente. Sapete quante volte mi è successo? Devo passare sotto la scala, passo liberamente sotto la scala e via discorrendo. Quindi, io la superstizione la vivo così: è un gioco, una cosa simpatica, una cosa per farti ridere, per farti sorridere, ma non bisogna prenderla sul serio. E secondo me è il modo migliore di viverle così, è riderci sopra, scherzarci sopra. Ma voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Bene, io sono Grizzly, noi ci vediamo domani.